In Urbania, al bocciodromo comunale, serata di beneficenza per sostenere il progetto della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Tante le persone che hanno scelto di partecipare a questa iniziativa per far sentire la propria presenza, per essere e per dare un segnale a chi magari soffre. Ma è appunto anche le occasioni di festa, di divertimento possono essere occasioni per anche per riflettere, per meditare e per sostenere. Nel caso specifico la nostra associazione, che qui in Urbania è molto di casa perché la città è stata sempre molto sensibile ai nostri confronti, noi in questo momento stiamo sostenendo molto il nostro centro regionale fibrosi cistica, che diciamo ha sempre più una capacità attrattiva anche da parte delle altre regioni vicine, e per cui i pazienti, anche con la presenza del nuovo direttore che da un anno si è insediato, il dottor Cipolli, che viene da Verona, il più grande centro fibrosicistica d'Europa, diciamo, ha avuto una capacità attrattiva tale per cui i nostri pazienti sono aumentati molto, e allora noi abbiamo bisogno proprio anche di sostenerlo proprio sul piano del medico e del personale paramedico. Ecco, tutte queste persone, ma poi voi andate oltre perché create spettacoli, attrazioni, momenti diciamo nei quali si possa anche sorridere oppure gioire, perché in fondo la malattia va affrontata anche in quel modo, con la serenità, lo spirito giusto. Sì, questa sera abbiamo pensato di dedicarla al tango. In realtà, diciamo, è un format che noi, diciamo, vogliamo far girare nelle Marche, perché da molto tempo noi siamo anche legati proprio come associazione marchigiana all'Argentina. Quando una decina d'anni fa l'Argentina era fortemente in crisi e non avevano nemmeno gli enzimi pancreatici che sono fondamentali per le terapie dei pazienti fibrosicistica, noi dalle Marche abbiamo praticamente garantito nel nostro piccolo 6 mesi, no, di vita, no, ai pazienti argentini. E quindi questa cosa, diciamo, ha stabilito un forte legame, per cui questa sera, come appunto in altre serate dedicate al corazon tanghero, noi faremo asado e tango. Io sono molto felice e contento della risposta che sa dare Urbania, che sa dare la città in questi momenti. L'associazione della fibrosi cistica Urbania è una realtà importante in proporzione agli abitanti, insomma è una realtà che ha 60-70 tesserati, perciò è una cosa rilevante, no, nella città. Questo anche perché vogliono bene a Renato, vogliono bene, insomma, a quello che fa, all'impegno che mette anche nella città. Da sempre piacere avere una risposta del genere, anche perché vuol dire che apprezzano perlomeno quello che fanno. E quando uno lo fa nel modo come lo fai tu, così intensamente, è proprio difficile dire di no. Mi sa di sì. Il professor Luca Delbene, docente all'Istituto Alberghiero di Piobbico, potremmo dire dulcis in fundo, perché loro portano in questa festa, in questa serata, il dolce. Ma diciamo è anche un'azione di solidarietà, una scuola che si unisce per un progetto così importante come quello verso la fibrosi cistica. Certo, la scuola è sensibile a queste iniziative. Ringraziamo il signor Valdarchi che ci ha coinvolto in questa iniziativa, perché è un modo per dimostrare anche la nostra vicinanza sia al territorio che alle associazioni che ci operano.